invece della mobilitazione, perché nulla è per sempre, perché soprattutto nulla è per sempre, perché i diritti acquisiti non sono più tali, perché il diritto alla libertà rischiamo che non sia più tale, oltre che il diritto al lavoro, il diritto alla maternità, il diritto a tantissime altre cose. E quindi nel momento in cui la storia, la cosa fondamentale da studiare, perché soltanto se sappiamo chi eravamo ieri possiamo sapere chi siamo oggi e saremo domani, viene messa a sua volta sotto accusa quando c'è un ministro dell'istruzione, non dico più neanche pubblica perché la si vorrebbe privatizzare a sua volta, dice vabbè ma non serve più la maturità perché tanto la studiano da altre parti. Senza offesa, ma il signor ministro, essendo docente di educazione fisica, e senza offesa per tutti i docenti di educazione fisica, però forse con la storia non ha avuto un rapporto troppo ravvicinato. Noi invece che la storia la amiamo e sappiamo quanto la storia significhi tutto quello che facciamo oggi. E allora, Carla Nespolo, dove siamo oggi? Grazie care amiche e amici e compagni. Io riprendo, perché non so a voi, ma a me questo incontro è sembrato molto bello, perché c'erano questo tema dei diritti delle donne, ma assieme ad essi della storia della democrazia, è stato visto da più punti di vista e tutti importanti e arricchenti. Ma parto da uno, che è quello di questo benedetto 8 marzo, che a noi donne fa un effetto diverso. Cioè io, ad esempio, che ho i miei anni, sono sempre stata contenta di ricevere un mazzo di mimose, di ricevere gli abbracci, gli auguri degli amici. Ma sapete perché? Perché io mi ricordo quando ero ragazza e andavo con mia mamma e con le altre donne dell'Udi davanti alla Borsalino, e quelle donne che non potevano uscire dalla fabbrica pena la multa, si facevano dare la multa, ma l'8 marzo uscivano, si prendevano il rametto di mimosa e se ne tornavano in fabbrica. Ma di quella di cui abbiamo parlato oggi, dalla resistenza del 45 fino ai giorni nostri. E giusto, lo dicevi tu, le ragazze, il cammino è stato diverso e anche l'involuzione di questa data, per cui mentre a me vedere delle donne allegre che vanno a cena assieme fa piacere, anche perché mi ricordo, scusate la marcordia di vecchi, non lo dico solo adesso e poi basta, ma mi ricordo una volta in un paese bellissimo, Predosa si chiama, Massimo Magallo, vicino a casa mia, nella mia provincia, dove tutte le donne l'8 marzo facevano un grande pranzo in piazza e gli uomini, anche i compagni di partito, di sindacato, gli amici, venivano lì e dicevano ma chi li va a prendere oggi i bambini a scuola? Ci vai tu! E chi fa butta la pasta? Ma quanto deve cuocere la pasta? C'è scritto sulla scatola. Ecco, ricordo questo, cioè il cammino delle donne è stato anche questo. Le ragazze oggi hanno un'altra dimensione del vivere, ma la stessa idea dell'8 marzo è diventata commerciale, è diventata stereotipata, è diventata superficiale. E allora ha ragione tuo figlio quando dice ma chi se ne importa tra festa della mamma, 8 marzo eccetera. Quest'anno che invece i nostri diritti sono attaccati fortemente, proprio parlo dei diritti delle donne, io sto registrando oggi una bellissima serata, non lo dico retoricamente, ve lo dico perché di cuore lo sento, perché sento, ho partecipato a un bellissimo riflessione, un dibattito, una riflessione su questi temi, e nello stesso tempo poi andiamo in piazza, andiamo al corteo, cioè non basta pensare
denunciare, lamentarsi, indignarsi. Poi bisogna manifestare, lottare. Siamo a questo punto, care amiche e amici. Siamo a un punto in cui ci vogliono togliere i diritti fondamentali, ma li vogliono togliere a noi perché non possono far diverso se vogliono toglierli a tutti. E quindi io torno a un concetto che diceva Luca e che condivido pienamente. La storia delle donne nel Novecento in Italia, ma anche in Europa, è stata la storia della democrazia di questo continente. Se le donne sono andate avanti, andava avanti anche la democrazia. Non è, diciamo, l'unico punto di osservazione, ma certamente una cartina di tornasole fondamentali. Allora, la resistenza, perché è stato un fatto così bello, importante, e anche, come diceva Arianna, diciamo, di disobbedienza, di rifiuto dell'ordine precostituito, intendendo dire di libertà di espressione di sé, perché appunto portò avanti tra gli altri i diritti delle donne. Noi l'abbiamo fatto come ANPI 2 anni fa, una ricerca che, con tutti i limiti dei precedenti governi, speriamo di poter fare ancora, ma non lo so. E abbiamo fatto una ricerca su gruppi di difesa della donna, che, di cui si fa riferimento anche in questo video, e pensare che nel pieno della lotta di liberazione, mentre avevi di fronte il più temibile, il più agguerrito esercito europeo, quello nazista sostenuto dai fascisti, c'erano delle donne che, mentre lottavano, parlavano e lottavano anche per i diritti e per la parità, i gruppi di difesa della donna. E quella moralità altra che poi ci siamo ritrovate nella Costituzione è stata realizzata nella Resistenza. Tu hai letto la testimonianza di Marisa Ombra, a cui tra l'altro mandiamo affettuosissimi auguri, perché non sta benissimo in questo momento. E lei dice: i ragazzi impararono, dormendo con noi nel fienile, anche il valore del rispetto della persona. Una scuola meravigliosa di moralità, anche di moralità individuale, oltre che collettiva, è stata la Resistenza. Tanto è vero che sempre Marisa Ombra, sempre in quel brano, a un certo punto successivamente dice: e quindi, quando di notte eravamo soli in una grotta, avevamo freddo, fame, però sognavamo un mondo diverso. Era lì, dietro l'angolo, era quello che avremmo conquistato. E chi si meraviglia perché in 10 mesi in Italia un popolo lacero, un popolo apparentemente, diciamo, incolto, ha scritto attraverso i suoi rappresentanti, e tu, Igor, lo dicevi giustamente, le 21 donne costituenti, importanti, fondamentali, una delle più belle costituzioni europee, quella per alcuni aspetti da cui hanno preso anche ispirazione la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, deve pensare che quella pratica di unità è stata realizzata nella Resistenza. Poi c'è stato tutto il resto: l'oblio, il ritorno a casa, la storiografia disattenta o complice, io dico più disattenta. E siamo arrivati al fatto che il primo libro sulla storia delle donne, il ruolo delle donne nella Resistenza, è quel famoso La Resistenza Taciuta del 1976. Cioè 28 anni dopo ecco. E tutto il resto. E il tema è sempre stato quello della attuazione della Costituzione. Perché se la Costituzione italiana, poi vabbè, lo dicono tutti, hanno ragione, la storia non si fa coi sé, ma fosse stata attuata, però per attuarla completamente non bisognava che l'Italia stesse da questa parte del mondo, questo anche lo sappiamo, noi avremmo fatto grandi passi avanti democratici. Invece è costato tutto grande fatica,
grandi lotte, e così la parità di salario a parità di lavoro, che è stato un traguardo importante. Non a caso una legge, pensate, scritta nel 1000 e votata nel 1976, quando la Costituzione dice senza discriminazioni di sesso, e c'era un ministro donna, c'era la partigiana Tina Anselmi, se no non l'avremmo avuto nemmeno. Di salario, parità di lavoro, alla parità delle opportunità, ed è il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, quello che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che rendano effettiva questa parità, e che tu dicevi mirabilmente, perché poi il tema per esempio delle pensioni è il tema del tempo, della qualità che hai potuto dedicare al lavoro, alla carriera, e tutto si intreccia, lo sappiamo benissimo. E questo, care compagne e amiche, è stato un grande cammino, molto faticoso. Ed è stato faticoso perché ci è costato molto sul terreno della lotta per i diritti sociali, ma anche per i diritti. Non è stato semplice ottenere la legge sul divorzio. Chi se lo ricorda? Chi ha i capelli bianchi come me, se non avessi un bravo parrucchiere? Che c'era un presidente del Consiglio che si chiamava Fanfani, e che diceva alle donne: guarda, non votare per il divorzio, sennò tuo marito scapperà con la ragazza più giovane, perché mentre noi invecchiavamo invece i mariti. E però le donne, quelle donne hanno saputo guardare oltre le prediche di tanti preti, diciamo la verità, no? E connettersi istintivamente alla parte più giusta, più democratica, più libera, più paritaria della nostra società. L'hanno saputo fare perché? Perché c'era una teoria? No, perché quella era la loro vita, perché partivano dall'esperienza e dalla pratica. E poi ci si sono messe di mezzo tante cose, compresa, io dico, una realizzazione dell'Europa che è stata, che non era l'Europa di Altiero Spinelli, di Colorni, della Eastman, no, è stata l'Europa della finanza, e quindi anche lì non aver tenuto conto della necessità di difendere e promuovere i diritti sociali, eccetera, è stata un qualche cosa che ha, diciamo, rallentato anche il cammino delle donne. Ma io sono molto d'accordo sempre con Luca Bolzani, che lo diceva: guardate che sotterraneamente o esplicitamente la lotta delle donne è fortissima in tutto il mondo. Pensate alle ragazze curde che hanno saputo con il loro esercito resistere, e che poi, non appena hanno contribuito alla vittoria sull'ISIS, sono state immediatamente, come il loro popolo, immediatamente nuovamente ricacciate presso, e così le primavere arabe, e così anche tutto quello che noi non sappiamo. E il cuore ci piange come donne quando pensiamo che ci sono dei paesi in cui alle donne è vietato persino di guidare l'automobile. Io non ho la patente, quindi per me sarebbe lo stesso, potrei vivere anche in Arabia Saudita. Però voglio dire, ci piange davvero. E il fatto che ci sia tanta parte
di questo nostro popolo che non si commuove di fronte, lasciamo perdere tutto il resto, al tema della maternità, e che non gli si stringe il cuore quando vede un bambino morto in mare con una tutina rossa perché la mamma gli ha messo quella tutina nella speranza che se cade in mare qualcuno lo salvi. Ha ragione Don Ciotti, questo libretto che mi hanno appena regalato, che ho intravisto, che considera uno dei maggiori successi delle ONG aver salvato una bambina di 3 giorni portandola in un ospedale italiano. E allora anche questa regressione su questi valori ancestrali, il valore della vita, il valore della maternità, questo, guardate, e ho finito perché non voglio farla troppo lunga e mi scuso anzi di aver forse parlato troppo, però è un cambio di passo rispetto a quello di cui abbiamo parlato fin qua. Perché fin qua abbiamo parlato di diritti non realizzati, o parzialmente realizzati, o disattesi. Abbiamo cercato di indagare, di capire che cosa sia la violenza domestica in particolare. Laura Boldrini, quando era presidente della Camera, ha fatto una cosa struggente e meravigliosa. Ha invitato decine e centinaia di donne che avevano subito violenza, loro o i loro figli. E io vi assicuro, care amiche e amici, che vedere quell'aula del Parlamento piena di quelle donne è stata un'emozione grandissima. Oggi sembra che tutto questo si sia fermato. Non c'è neanche da parte delle forze cosiddette più progressiste, va, di questo governo, una qualche minima attenzione su questi temi. Ma come fate a non indignarvi sul fatto che il 30 di marzo a Verona presidente della regione, assessore alla cultura, quella che vuole sciogliere l'ANPI, e ho subito sgridato un compagno dell'ANPI che ha subito fatto un commento sessista che non va bene, perché un compagno di Roma che credeva di dire una bella, ha detto sì, ma tanto quella lì è brutta. Vabbè, che sia brutta non fa niente, il fatto è che non ci cambia, no? Anche se fosse bellissima, ecco, può darsi anche che non sia nulla cosa. Ma fare un convegno della famiglia internazionale in cui una dei leader è questa giornalista russa che ha voluto introdurre ed è riuscita a ottenerlo, che la depenalizzazione o la riduzione delle pene per la violenza domestica nel suo paese, e fare un convegno a cui partecipano dei ministri di questo governo con persone che sono contro l'aborto, contro il divorzio, contro il lavoro delle donne, contro l'omosessualità, e chi più ne ha più ne metta, cambia di segno, amiche e amici, cambia di segno la battaglia. Allora, che alla sinistra, al centro-sinistra, alle forze del lavoro dobbiamo, diciamo, rimproverare tante cose, quelle che dobbiamo rimproverare gliele dobbiamo rimproverare, però dobbiamo anche sapere che non è una continuità di omissioni, no. Qui c'è un cambio di passo ed è quel cambio di cui parlava Donatella, e quella che porta i fascisti in piazza, perché noi non abbiamo solo Verona e la situazione delle famiglie, noi abbiamo anche Milano dove vogliono arrivare tutti i fascisti europei, così come a Prato, eccetera eccetera.
E quindi da questo punto di vista io vi devo dire che il fatto che con la CGIL in tutte le sue forme organizzative, io mi sono sinceramente, vabbè, ma lo dico, ero a Bari a una riunione della sezione del comitato provinciale dell'ANPI, quando mi hanno detto, sai, Landini è appena stato eletto, ha preso la macchina, perché eravamo dall'altra parte della città, perché viene a salutarci, ho detto smettetela di scherzare, figurati se ha tempo Landini, e invece Landini è venuto subito come primo atto a salutare l'ANPI. Perché noi tutti assieme dobbiamo saper fare unità, ma la base è la nostra unità, ANPI, CGIL e poi tutti assieme, gli altri sindacati, le associazioni di volontariato, le associazioni laiche e cattoliche. Dobbiamo da questo punto di vista imparare dai partigiani, i quali hanno saputo stare tutti insieme quando di fronte c'era il nemico. Però siamo attenti, il fascismo in Italia e in Europa tenta di ritornare. Non lo diciamo per preoccuparci, lo diciamo per essere pronti, come siamo, al contrasto e al far tornare indietro questa brutta pagina della nostra storia. Vi ringrazio tutti. Che è contento perché una donna è stata eletta presidente dell'ANPI, io so benissimo che i compagni e le compagne che mi hanno eletto l'hanno fatto per questo, non tanto per le qualità individuali di ciascuno, l'hanno fatto perché c'era da dare un segnale di omaggio a quelle partigiane che hanno fatto.